Si è tenuto a Sant'Arsenio il 51esimo incontro del progetto Sii Saggio Guida Sicuro. Enti promotori sono la Regione Campania, ANCI regionale e Associazione Meridiani. Oltre 10.000 gli studenti campani incontrati dall'inizio di questo particolare giro di scuole ed università per parlare di sicurezza alla guida. Sì, a tappa anche nel Vallo di Diano per questa iniziativa della Regione Campania insieme all'Associazione dei Comuni per formazione e informazione soprattutto rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie e dell'università in questo caso è bene fare questa tappa anche perché viviamo in un luogo dove c'è una grande esigenza di intervento in questa chiave sia per la sicurezza stradale che lascia un po' a desiderare che per l'esigenza di fare questo lavoro. Noi stiamo alla fine del primo anno di sperimentazione, mi pare che sia stato fatto un grande lavoro, migliaia di ragazzi sono stati contattati con diciamo, promo e anche iniziative formative delle forze di polizia, vigili urbani e tutti quelli che possono dare un contributo per sensibilizzare sul tema. Continueremo anche negli anni prossimi perché l'Italia purtroppo ha delle statistiche che la vedono fanalino di coda in Europa, troppi morti, quasi 10 al giorno e non si può continuare in questa maniera. Speriamo di contribuire a migliorare questa triste statistica e dare un contributo perché ci siano meno lutti nelle famiglie e diciamo, si migliori in questa chiave. Credo che questa sia un'emergenza nazionale a tutti gli effetti. Da quando è morta mia figlia sono 5 anni che io porto avanti quello che è un discorso di sicurezza stradale perché i nostri giovani sono la cosa più importante che noi abbiamo. L'associazione Meridiani mi ha chiesto, io sono di Roma, mi ha chiesto di venire qui perché sta facendo un progetto bellissimo e con molto piacere gli ho dato la mia disponibilità. Come dicevo, morire su una strada, morire per le buche di una strada, per i dossi, per le radici è qualcosa che proprio non credo che ci possiamo permettere. È la prima causa di morte per i ragazzi sotto i 29 anni, la prima tra virgolette malattia, l'incidente stradale. È inutile proporre, come dire, argomenti per la famiglia, proporre facilitazioni per le famiglie quando poi buttiamo i nostri ragazzi, portiamo la vita dei nostri ragazzi a delle situazioni limite. Domani sarò a Roma a parlare con Salvini, ritorno a Roma e parlerò con Salvini e c'è tanto da dire sulla sicurezza stradale. È un appuntamento a nostro avviso estremamente importante e l'iniziativa è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale che ha trovato immediata disponibilità nella regione Campania perché è necessario parlare, discutere, approfondire questi temi sin dalla fascia più giovane d'età, quindi a partire dalla scuola, perché in questo modo si può creare una sensibilità maggiore verso un tema che purtroppo drammaticamente ogni giorno fa registrare notizie tristi di incidenti spesso anche mortali e nella nostra zona negli ultimi anni abbiamo dovuto registrare diversi episodi di questo tipo.